Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti sul mio canale. Oggi sto per fare un book haul perché penso di aver preso tipo una decina di libri grazie a buoni di libri o soldi che ho usato appunto per comprare dei libri che vi mostrerò subito. Alcuni li ho già letti perché li ho comprati al negozio, altri li ho comprati online e sono arrivati oggi, quindi ho deciso di fare un book haul generale di tutti, ma per prima cosa volevo mostrarvi una cosa che ho comprato oggi che c'entra e non c'entra con i libri, ma è proprio carino e bellissimo. Ed è un Funko. Ed è di Graves, di Animali Fantastici. Io adoro Graves e ho già Newt Scamander, il numero 1 di questa serie di Funko Pop. Questo qua è il numero 6 o 8, non mi ricordo. 7, credo, non importa. Comunque, Percival Graves, lo adoro. Ora andiamo avanti prima che il video diventi lunghissimo e iniziamo. Allora, il primo libro che vi mostro, che è un segnalibro che in realtà è di un altro libro, è Piccole donne di Louisa May Alcott. Prima cosa, tutti questi libri, tutti da libraccio, quindi diciamo che ho comunque preso un sacco di libri per pochissimi, infatti questo qua l'ho pagato 4,90 e ho preso sia questo di questa versione, sia La piccola principessa di cui avevo già parlato. Io vi consiglio questa versione perché costa veramente poco, cioè il massimo che spendi per libri di grandezza normale è 5 euro, per quelli più grandi, tipo I Miserabili o I Tre Moschettieri, sono 10 euro. Però devo dire che questo, cioè nella piccola principessa, ho trovato un sacco di errori grammaticali e di battitura, e quindi mi ha un po' dato fastidio, insomma, mentre magari, per esempio, nei Miserabili cambiano nomi, tipo Marius diventa Mario. Però io comunque le consiglio perché costano appunto niente. Comunque, appunto, ho preso sia Piccole donne che La piccola principessa. Questo qui l'ho già letto, non mi è piaciuto, in realtà non l'ho nemmeno finito. Questo ne parlano tutti bene, è comunque un classico. Me l'aveva consigliato la mia migliore amica, quindi sì. Poi ho preso due libri della stessa saga che mi ispira davvero, davvero tantissimo. Però ho paura che non mi piaccia particolarmente, però insomma. Ho speso tipo 3,45 l'uno, sempre da libraccio, ed è Fallen e Torment di Lauren Kate. E ho visto il trailer su YouTube di questo di Fallen e mi ispirava tantissimo, anche se non è proprio il genere di libro che forse leggerei. Voglio comunque darci un I wanna give it a try, voglio provarci, insomma. E poi le copertine secondo me sono bellissime, ma mi sa che solamente i primi due si trovano in queste copertine, che qua messe così fanno un po' schifo, non mi piacciono particolarmente, però così sono molto molto belle, mi piacciono davvero tantissimo. Però appunto mi sa che solamente le prime due sono così e gli altri dovrò comprare in versione normale, peccato. Poi ho preso un altro libro che volevo da tantissimo e questo l'ho preso a prezzo pieno ed è Shatter Me di Taher Mafi. Siccome ho sentito un sacco di recensioni positive e alcune tanto tanto negative, ho deciso che volevo provarci io stessa, insomma, vedere cosa ne pensavo di questo libro. E appunto questo qua l'ho pagato tipo 16, sì, quindi a prezzo intero. Però devo ammettere che mi piace molto la copertina, è molto molto bella e non vedo l'ora di leggerlo, perché davvero tutti dicono o ti piace assolutamente o ti fa schifo da morire, quindi voglio avere anche la mia opinione su questo. Poi ho preso, non so chi sia, ma io sono qui, di Becky Albertalli. Di questo libro parlerò sicuramente tantissimo perché mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Non vedo l'ora di prenderlo, sì, di leggerlo, l'ho già letto. Beh, penso che probabilmente lo rileggerò, però sì, mi è piaciuto veramente tanto, quindi ve lo consiglio davvero, davvero tantissimo. Anche questo qua a prezzo pieno, 17 euro, però comunque secondo me merita perché è veramente, veramente molto bello. E poi, in pratica, quando ho fatto il mio ordine online, ho preso due libri della stessa saga, il prequel e il primo, e ho detto, beh, vabbè, potrei prendere anche il secondo, visto che c'è. E allora l'ho preso ed è La corona di mezzanotte di Sarah J. Maas. Tutti parlano di Sarah J. Maas e ho dovuto prenderli anch'io, e visto che costavano praticamente niente, li ho presi tutti e tre, quindi il prequel, il primo e il secondo libro. E niente, non vedo l'ora di iniziare a leggerli perché davvero tutti ne parlano tanto tanto tantissimo, quindi devo leggerlo per forza anch'io. E ora passiamo alla scatola, che in realtà io l'ho, oddio, cioè l'ho già tipo aperta, ma non ho ancora tirato fuori niente, semplicemente perché ci avevo messo 3 ore. Appunto. Ok, oh mio Dio, adoro. Il primo che vedo è Il trono di ghiaccio di sempre di Sarah J. Maas, che appunto è il primo di questa serie che si chiama Trono di ghiaccio, credo.
Non lo so, devo dire che le copertine sono molto belle, però messe vicine non mi fanno impazzire. Però, insomma, vedremo come andrà. Poi, altro libro che vedo, oh mio Dio, questo lo volevo tantissimo, è Dirk Gently, Agenzia Investigativa Olistica di Douglas Adams. Questo libro è quello da cui la serie TV Dirk Gently di Netflix, smettila, è il pacco che non vuole stare zitto, a cui appunto la serie TV si basa. La storia in realtà qui è diversa, però non lo so, lo volevo comunque leggere, non avevo mai letto niente di Douglas Adams, quindi davvero, davvero emozionata. Poi, ah, aspettate, questo ho pagato 13 ed era a prezzo pieno, mentre questo ho pagato 11, mentre questo, che è La lama dell'assassina, che appunto è il prequel dei libri di Sarah J. Maas. Oh, ma c'è solamente un altro libro, ok. Che è il prequel dei libri di Sarah J. Maas, costava 12,50, l'ho pagato 10,30, credo. Quindi questo qua l'ho trovato appunto a 2-3 ore in meno. E appunto è il prequel di quei libri là. E ho sentito che tutti dicono che questo bisogna leggerlo prima, anche se è uscito dopo, da quello che ho capito. Però appunto inizieremo leggendo questo e non vedo davvero l'ora. E qua sta cadendo tutto. Ultimo libro, anche se non doveva essere l'ultimo, perché vi spiego la storia di questo pacco. In pratica avevo ordinato queste cose, più il libro che vi farò ora vedere, e le cronache di Magnus Bane, versione copertina rigida, perché hanno cambiato tutte le copertine di Shadowhunters e sono tipo ora così, così, tutte in quei colori bruttissimi che a me non piacciono per niente. E ho detto, vabbè, mi prendo la copertina rigida. E in pratica prima mi avevano detto che non ce l'avevano più, l'avrebbero ripresa e poi mi avrebbero inviato tutto il pacco. E ieri mi è arrivata una mail con scritto: no, guarda, non te lo possiamo proprio più dare, ci dispiace, non te lo sca ti scaliamo i soldi, bla bla bla. E quindi non lo so, penso che lo prenderò a questo punto su Amazon, oppure lo prendo addirittura in inglese perché lo volevo tanto. Ma a proposito di Shadowhunters, ho preso una cosa riguardante Shadowhunters, intanto il pacco. Ciao ciao. Ho preso un'altra cosa riguardante Shadowhunters che ormai guardavo da troppo tempo e mi piace davvero davvero tantissimo, non vedo l'ora, oh mio Dio, è bellissimo, ed è Shadowhunters, no, storia di illustri Shadowhunters, abitanti del mondo dei nascosti. In pratica è una versione illustrata con tutti i personaggi di, che ho aperto, Jordan, oh questo è Jordan, ok, tutti i personaggi di Shadowhunters. Questo chi è? Oh, Raziel, Raziel. I vari personaggi di Shadowhunters illustrati e tipo sulla sinistra c'è scritto chi sono, la loro storia. Infatti mi ricordo che la mia compagna di stanza, quando lei lo prese, lesse di Jordan e si fece uno spoiler. Quindi io appunto ho aspettato a prenderlo per finire almeno la prima serie e mi piace veramente tanto, è strabello, e poterlo dire è mio finalmente, che lo desideravo davvero tantissimo tempo. Finalmente ho anch'io questo libro. E appunto è l'ultimo, spero fossero di più, ma va bene. E mi piace un sacco per quello di Magnus Bane, veramente, ma penso che appunto prima o poi lo prenderò su Amazon insieme alla Signora della Mezzanotte e ad altri 300 libri che vorrei. Per il video di oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questi libri, se secondo voi i miei acquisti possono essere. Quali di questi libri dovrei leggere prima? Quale avete già letto voi? Quali magari ho sbagliato a prendere perché fanno schifo? Tipo Folle, che tutti dicono, boh, non lo so, che ansia. E niente, ci vediamo al prossimo video e bye!